buongiorno. Avevo piacere di far conoscere la vostra storia, le vostre creazioni e tutto quello che c'è dietro, diciamo, dei prodotti gioiello che possono sembrare facili e tutti uguali, ma in realtà non lo sono, perché ognuno di loro racconta qualcosa. Esatto, grazie, ecco. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Utilizziamo i gioielli con l'antica tecnica della cera persa, quindi da un blocco di cera si parte e si scolpisce per arrivare poi a raggiungere la forma desiderata. Per esempio abbiamo in questo caso questo anello che si chiama Eden, che rappresenta l'albero del peccato, e c'è anche la mela, che in questo caso è una turmalina naturale, che rappresenta proprio il gesto di Eva nel raccogliere la mela, che potrebbe essere aver provocato il peccato, ma in realtà ha provocato il divertimento, perché senza questo sarebbe una vita noiosa. Quindi dietro ogni gioiello c'è una storia. C'è una storia. E che la fai tu? Mi risulta che qualche idea viene anche dalla persona che c'è al tuo fianco. È lui l'artefice. Un pochino partecipo anch'io a questa cosa. Come vengono le tue idee per realizzare un gioiello? Allora, sostanzialmente o da quello che ho visto, che ho vissuto, o qualcosa che mi ispira. Non c'è una linea generale per tutte le cose, quindi... La scelta dei materiali invece? La scelta dei materiali è quella che per me è più congeniale, perché l'argento lo riesco a modellare meglio, ma per le mie tecniche, le mie capacità, insomma. Il bronzo mi dà un bel colore caldo che mi piace, insomma, abbinarlo all'argento, perché poi imbrunisco tutto, quindi è tutto... insomma imbrunito. Esattamente. La scelta delle pietre invece? La scelta delle pietre, esattamente. Sì, io sono gemmologa sia per una questione proprio tecnica, ma soprattutto per passione, perché io amo proprio le gemme che oltre quelle note, diamante, zaffiro, rubino e smeraldo, ce ne sono tantissime altre con veramente l'universo racchiuso in una gemma. Le scelgo perché qualcosa. Esprimono calore, sono poi, essendo naturali, quindi create da madre natura, sono uniche e hanno anche loro una storia, e quindi si abbinano molto al nostro concetto. Quindi non è possibile avere più di un gioiello, cioè senza ogni gioiello è pezzo ogni unico. Ogni gioiello è pezzo unico e si potrebbe anche cercare di riprodurlo in qualche modo, ma sarà sempre diverso, perché la pietra è, non ne troviamo uguali, perché madre natura non le fa in serie. La nostra manifattura artigianale comunque cambia, perché una volta facciamo un'incisione in un modo, una volta in un'altra, quindi anche con un soggetto simile, però comunque sempre diverso. E poi avete molta cura nel packaging, quindi avevo piacere che mi presentasse anche la parte del packaging. Per gli anelli scultori usiamo questi scrigni, che sono un po' lo scrigno del tesoro, e invece poi per quanto riguarda... Poi ci sono... anche le accompagnate dalle storielle su carta di papiro, insomma, che raccontano il pezzo, quindi che viene consegnato chiaramente arrotolato a pergamena con il fiocchetto, e quindi si va a chiudere il cerchio, insomma, resta tutto nel concetto del demiurgo. Quindi la scelta del nome ce la racconti? La scelta del nome, lei è appassionata di filosofia, quindi insomma io ho fatto il liceo scientifico, ma mi sono appassionata alla filosofia. Per cui il demiurgo è un mito platonico, dove il demiurgo è questa figura che concilia il mondo delle dee a quello della materia, e quindi plasma, crea in base a delle dee, ed è effettivamente quello che facciamo noi, ma quello che fanno anche tante altre persone senza saperlo, quindi siamo un po' tutti demiurghi. L'altro packaging, questo in vari formati per le cose meno scultore, e praticamente hanno questo vellutino, quindi anche molto raffinato questo scatolino. Esatto, poi ho visto anche delle scatoline dedicate, un po' particolari. Allora, questa per esempio con delle maioliche della costiera amalfitana, perché ovviamente ci teniamo al nostro territorio, oppure anche questa, in questo caso è una scatola portacarte. Viva Napoli, con l'asse Mazz, come lo chiamiamo noi. E poi ovviamente possiamo anche personalizzarle su richiesta. Grazie a voi. Grazie a voi. E dei vostri splendidi gioielli. Grazie, gentilissima, grazie.